Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e tu possa, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tu Maria mi porti nel cuore e dolcemente ti curi di me. La mia preghiera rivolgo nella mia vita, gioia sarà, sei come un canto nell'anima mia. Nasce la lode qui dentro. Sei qui con me e sempre sarai la stella del cielo che mi guiderà. Ave Maria, prendi il mio cuore, dono di Dio tu sei per la salvezza mia. Ave Maria, Ave Maria. Dal Libro di Cielo, volume 19, 31 maggio 1926. Il vivere nella mia volontà è possedere la sorgente dell'unità della luce della mia volontà, con tutta la pienezza degli effetti che in essa ci sono. Sicché in ogni suo atto sorge la luce, l'amore, l'adorazione, eccetera, che costituendosi atto per ogni atto, amore per ogni amore, come luce solare invade tutto, armonizza tutto, accentra tutto in sé e come fulgido raggio porta al suo creatore il contraccambio di tutto ciò che ha fatto per tutte le creature e la vera nota d'accordo tra il cielo e la terra. L'unità della luce la possedeva Adamo prima di peccare e non potette più recuperarla stando in vita. Di lui successe come alla terra che gira intorno al sole, che non essendo fissa, mentre gira, si oppone al sole e forma la notte. Ora, per renderlo fermo di nuovo e poter così sostenere l'unità di questa luce, ci voleva un riparatore, e questo doveva essere superiore a lui. Ci voleva una forza divina per raddrizzarlo. Ecco la necessità della redenzione. L'unità di questa luce la possedeva la mia mamma celeste. E perciò più che sole può dare luce a tutti. Tra lei e la Maestà Suprema non ci fu mai notte né ombra alcuno, ma sempre pieno giorno. E perciò in ogni istante quest'unità della luce del mio volere faceva scorrere in lei tutta la vita divina, che le portava mari di luce, di gioia, di felicità, di cognizioni divine, mari di bellezza, di gloria e di amore. E lei, come in trionfo, portava al suo creatore tutti questi mari come suoi, per attestargli il suo amore, la sua adorazione, per farlo invaghire della sua bellezza.
e la divinità faceva scorrere altri mari nuovi, più belli. Lei possedeva tanto amore che, come cosa connaturale, poteva amare per tutti, adorare e supplire per tutti. I suoi piccoli atti, i suoi più piccoli atti, fatti nell'unità di questa luce, erano superiori ai più grandi atti e a tutti gli atti di tutte le creature messe insieme. Perciò i sacrifici, le opere, l'amore di tutte le altre creature si possono chiamare piccole fiammelle di fronte al sole, goccioline d'acqua di fronte al mare, al confronto degli atti della sovrana regina. E perciò lei, in virtù dell'unità di questa luce, del supremo volere, trionfò di tutto, vinse il suo stesso creatore e lo fece prigioniero nel suo materno seno. Ah, solo l'unità di questa luce del mio volere che possedeva colei che imperava su tutto potette formare questo prodigio non mai successo, che le somministrava gli atti degni di questo prigioniero divino. Adamo, col perdere quest'unità della luce, si capovolse, formò la notte, le debolezze, le passioni per sé e per tutte le generazioni. Questa Vergine eccellente, col non fare mai la sua volontà, stette sempre diritta e dirimpetto al sole eterno, e perciò per lei fu sempre giorno e fece spuntare il giorno del sole di giustizia per tutte le generazioni. Se questa Vergine regina non avesse fatto altro che conservare nel fondo dell'anima sua immacolata l'unità della luce dell'eterno volere, sarebbe bastato per ridarci la gloria di tutti, gli atti di tutti e il contraccambio dell'amore di tutta la creazione. La divinità, per mezzo suo, in virtù della mia volontà, si sentì ritornare le gioie e la felicità che aveva stabilito di ricevere per mezzo della creazione. Perciò lei si può chiamare la regina, la madre, la fondatrice, la base e lo specchio della mia volontà, in cui tutti possono rimirarsi per ricevere da lei la vita di essa. Figlia mia, Adamo, nello stato di innocenza, e la mia mamma celeste possedevano l'unità della luce della mia volontà, non in virtù propria, ma per virtù comunicata da Dio. Invece la mia umanità la possedeva per virtù propria, perché in essa non solo c'era l'unità della luce del supremo volere, ma c'era il Verbo eterno, e siccome io sono inseparabile dal Padre e dallo Spirito Santo, successe la vera e perfetta bilocazione che, mentre rimasi in cielo, scesi nel seno della mia mamma, ed essendo il Padre e lo Spirito Santo inseparabili da me, anche loro vi scesero insieme, e nel medesimo tempo restarono nelle altezze dei cieli. Figlia mia, il Padre e lo Spirito Santo, perché inseparabili da me, scesero insieme con me, ed io restai con loro nei cieli, ma il compito di soddisfare, di patire e di redimere l'uomo fu preso da me. Io, figlio del Padre, presi la parte di rappacificare Dio con l'uomo. La nostra divinità era intangibile da poter patire la minima pena. Fu la mia umanità, unita con le tre divine persone in modo inseparabile, che dandosi in balia della divinità pativa pene inaudite, soddisfaceva in modo divino. E siccome la mia umanità non solo possedeva la pienezza della mia volontà come virtù propria, ma lo stesso Verbo, e come conseguenza dell'inseparabilità il Padre e lo Spirito Santo, superò perciò in modo più perfetto tanto Adamo innocente quanto la stessa mamma mia, perché in loro era grazia, in me era natura. Loro dovevano attingere da Dio la luce, la grazia, la potenza, la bellezza. In me c'era la fonte da cui sorgeva la luce, la bellezza, la grazia, eccetera. Sicché era tanta la differenza in me, che era natura, e nella stessa mamma mia, che era grazia, che lei restava eclissata innanzi alla mia umanità. Oggi è il primo sabato del mese di giugno 2018 e ringrazio il cielo, insomma, che mi è venuto la sana, salutare idea di meditare un pochino, cosa che si può fare nei primi sabati del mese e soprattutto anche nelle feste mariane, su uno scritto a sfondo mariano, anche perché questo che oggi è capitato è quanto di più bello abbia mai letto, e mentre leggevo pensavo all'assoluta perfezione teologica, proprio millimetrica,
che Gesù ha adoperato nel descrivere certe cose, verità di fede difficilissime, che sono state causa di tantissime eresie, e qui sono descritte in maniera, ha fatto proprio un excursus, un saggio davvero straordinario. La cosa impressionante è la precisione con cui, sorprendentemente, insomma, Luisa ha trascritto queste cose, che io penso che qualunque censore, qualunque critico degli scritti, se legge questo passo qui, fosse il primo teologo del mondo, deve assolutamente rimanere a bocca aperta. Cioè, tutte le verità di fede, che il Verbo lasciò il Padre, quando si incarnò veramente, quindi era tutto qui in terra, ma non lasciò il cielo, che dove c'è il Figlio c'è anche il Padre e lo Spirito Santo, ma il soggetto in senso stretto dell'incarnazione è il Figlio, quindi colui che ha patito in senso stretto e sofferto per noi è il Figlio. Sto passando in rassegna, guardate, io ho studiato queste cose, cioè le stupidaggini che hanno detto nel corso dei secoli non si contano più su questi argomenti, no? E ancora, quindi il fatto che ha sofferto solo il Figlio, non anche il Padre e non anche lo Spirito Santo. Ancora, il fatto è che, certo, noi sappiamo che l'umanità di Gesù e l'umanità di Maria, entrambi avevano il dono della divina volontà, ma c'è un abisso di differenza, dice Gesù, perché io non avevo soltanto nella mia volontà umana il dono straordinario e avuto direttamente da Dio, come anche Adamo, del vivere nella divina volontà, ma io ero il Verbo eterno, cioè c'era l'unità di persona con la Santissima Umanità, e insieme a questo lo Spirito Santo e il Padre operavano e cooperavano con me. Quindi il brano conclude che c'era tanta la differenza, perché ciò che era natura nella mia mamma era grazia, per cui lei restava eclissata anche innanzi all'umanità di Cristo, quindi non soltanto dinanzi alla divinità, no? Questo vale per chi si preoccupa, insomma, che ci siano indebite equiparazioni tra Maria Santissima e il Signore, no? Assolutamente impossibile, insomma, no? Con queste parole, insomma, che sono state dette, a parte che non è possibile in sé, no? Ma il fatto che la Santissima Umanità di Maria, come Gesù spiega, e anche qui, sia un mezzo straordinario, perché lei è la regina, è la madre, è tutte le espressioni che usa, molto molto bello, no? È la regina, è la madre, è la fondatrice, è la base, è lo specchio della divina volontà. Quindi chi si unisce alla Madonna con l'intenzione di ricevere e dare il dono della divina volontà può stare certo che lo riceverà, d'accordo? E sotto questo punto di vista l'umanità santissima di Maria è accostabile a quella di Gesù, ma è un'umanità pura, d'accordo? Piena di grazia, ma pura. E al tempo stesso poi Gesù però ne tesse il super panegirico, perché spiega che la Madonna benedetta, santissima, per questa sua ininterrotta, originale e originaria fusione con la divina volontà, che l'ha riposta nella stessa condizione di Adamo, che lei però a differenza di Adamo non ha mai perso, anche questo, siamo in pienissima, come dire, aderenza strettissima alla sana dottrina della Chiesa, alla tradizione pratistica e interrotta e magisteriale, però viene anche spiegato, e questo lo sapeva già San Luigi Monforte, che i suoi più piccoli atti fatti nell'unità di questa luce erano superiori ai più grandi atti e a tutti gli atti di tutte le creature messe insieme. È impressionante, no? I sacrifici, le opere, l'amore di tutte le altre creature si possono chiamare piccole fiamme di fronte al sole. Fiamme di fronte al sole, cioè noi sappiamo oggi che cos'è il sole, no? La superficie che ha gli 80 milioni, se non mi ricordo male, di gradi, insomma, a cui insomma arde il fuoco del sole, cioè pazzesco, no? Quindi qualche fiammella di fronte al sole è zero, d'accordo? Goccioline d'acqua di fronte al mare, cioè non lo so se esiste sul web, se uno va a fare qualche ricerca, se qualcuno si è sbizzarrito di fare un calcolo, una stima, non lo so, di quanti centinaia di miliardi di miliardi di miliardi di litri stanno dentro a tutti gli oceani, no? Penso che non ci sia una possibilità di misurarli in termini di litri, a meno che uno non ci abbia un grattacielo per scrivere tutti quanti gli zeri, no? Fianco all'altro, poche gocce
in confronto a tutto questo. Quindi è davvero impressionante, no? E quindi questo brano ci dà un quadro magnifico. Abbiamo l'Eterno Sole della Santissima Trinità, ok? Che è Dio. Poi c'è il Verbo fatto carne, che è Dio fatto carne, quindi c'è un abisso ancora insondabile, immensissimo, d'accordo? Immensissimo, perché è il Dio umanato. Poi c'è la Santissima Umanità di Maria Santissima, che sta un abisso lontana, d'accordo? Dall'umanità di Cristo. Lei stessa restava eclissata innanzi alla mia umanità. Però sta infinitamente al di sopra, e quindi noi stiamo un abisso lontano da tutto ciò che è creato. Quindi, e poi ci stiamo noi, che siamo lontani da tutti e di più, no? Quindi è stupendo, d'accordo? Perché questo scritto ci riempie, insomma, di amore, di adorazione verso nostro Signore Gesù Cristo, verso ciò che ha fatto, verso la sua santissima umanità, verso tutti quanti i suoi atti, no? Verso tutte le sue sofferenze, e rendendoci, insomma, edotti, consapevoli, ecco, della, come dire, della dignità divina assoluta, insomma, di nostro Signore Gesù Cristo. E al tempo stesso, pur distanziandola infinitamente, come lo stesso San Luigi Monforte scrisse bene, no? Dice tra Maria e Dio, Maria è meno di un atomo in confronto a Dio, no? Questo sia ben chiaro, insomma. Però Dio l'ha scelta, e quindi tutto quanto il discorso che poi fa in conseguenza delle scelte che Dio stesso fece, no? E quindi di quanto è importante cercare l'unione con questa creatura, pur essendo lei ad abissi di distanza da Dio, però è ad abissi di distanza in meglio, in alto, anche da noi. E quindi certamente è la prima dopo Dio, quindi senza nessunissimo dubbio. Ecco, quindi a mio avviso è veramente uno spettacolo. Ora è bello andare anche un po' a fissare, ecco, lo sguardo su questo splendido sole bellissimo, che è il sole della bellezza della Divina Maria, no? E anche questo spettacolo che Gesù qui spiega, no? Anzitutto, il vivere nella mia volontà è possedere la sorgente dell'unità della luce. Attenzione, possederla, non essere la sorgente dell'unità della luce come era nostro Signore Gesù Cristo, è possedere la sorgente dell'unità della luce della mia volontà con tutta la pienezza degli effetti che in essa ci sono. Noi sappiamo, no, che necessariamente questo mondo del volere divino usa delle immagini che sono quasi tutte legate alla luce o al sole. E quindi gli atti che noi compiamo nel divin volere, ogni atto, è in questa stupenda teologia un piccolo sole che si accende e che mai più cesserà di brillare. Lo ritroveremo splendente nella vita eterna, no? È solo che noi abbiamo questi soli che si accendono, perché purtroppo noi non abbiamo l'unità ininterrotta, almeno non sicuramente non è la mia esperienza personale, no? E Gesù spiega molto bene quello che è successo con il peccato, no? Succede che la terra, noi sappiamo che gira su se stessa, per cui è inevitabile che il giorno succeda la notte, cioè sono millenni che è così, no? Quindi se non ci mette le mani il nostro Signore, e il nostro Signore da un punto di vista oggettivo ha raddrizzato questa stortura con l'opera della redenzione, è impossibile che non abbiamo qualche zona d'ombra, è impossibile. E certamente la Madonna ha potuto non averla con certezza, ma perché stava nella condizione di giustizia originale. E ecco, io sinceramente non sono ancora espertissimissimo negli scritti di Pisa, no? È una domanda, insomma, che mi faccio, certamente
più avanti forse sarò in grado di rispondere da me stesso, no? Ecco, mi chiedo se Luisa stessa è riuscita ad arrivare, certamente pur avendo ricevuto certamente il dono da parte dell'Altissimo, a vivere questa unità ininterrotta, quindi senza interruzioni, senza intermissioni. Io per ora, insomma, mi pongo io stesso questa domanda e ne faccio oggetto di preghiera, di riflessione, di meditazione, no? Perché sarebbe veramente bellissima per noi immortali, ma non tanto per un senso, come dire, di vanagloria, dire che bello, non mi metto mai all'ombra, non faccio più peccati, ma perché certamente sarebbe una vita che darebbe una gloria infinita al Signore, una gioia infinita al Signore. Abbiamo visto quante volte ricorre, no, questo aspetto di che Dio in Maria ha potuto vedere, ha potuto riprendersi tutti quanti, attenzione, i diletti che lui si aspettava di ricevere dalla creazione, che erano anche una delle cause della creazione, no? Cioè la creazione ridonda, questo lo sappiamo anche in teologia, a gloria estrinseca di Dio, cioè è come dire, Dio non può essere aumentato in se stesso e fatto più felice da niente e da nessuno. Ecco, però accidentalmente la bellezza della creazione e la gloria che da Dio viene alla creazione, come dire, secondo il nostro modo di pensare, sia pure in modo estrinseco, accresce quella che si chiama in teologia la gloria accidentale, ecco, di Dio, no? E questo nostro Signore purtroppo dopo il peccato originale non aveva potuto vederlo più, perché aveva visto formarsi la notte, aveva visto formarsi le tenebre, aveva visto formarsi le passioni dell'uomo, aveva visto formarsi tutte quante queste cose brutte, purtroppo. Debolezze, passioni, notte per sé e per tutte le generazioni, no? Ecco, questa nostra regina questo non l'ha mai fatto. È bellissima questa immagine. Con non fare mai la sua volontà stette sempre diritta, di rimpetto al sole eterno, e perciò per lei fu sempre giorno. Sempre giorno. Cioè la Divina Maria non sa neanche cosa sia la notte. Certo, quando è vissuta sulla terra vedeva l'alternarsi della luce e delle tenebre, no? Certamente delle giornate, ma non nella sua anima. Nella sua anima il buio non c'è mai stato, la notte non c'è mai stata. E invito anche, insomma, me stesso e chiunque ascolta questa meditazione, specialmente se conosce bene la scetica, la mistica e la dottrina, insomma, comune dei maestri di spirito sul percorso verso l'unione con Dio. Noi sappiamo che bisogna passare attraverso alcune notti, cioè la notte dei sensi e la notte dello spirito, no? Perché? Perché l'immersione in questa notte ha proprio lo scopo di distruggere le notti che noi stessi creiamo con le nostre purtroppo misere e passioni. E San Giovanni della Croce dice: attenzione, questo passaggio, a meno che certamente non ci metta le mani l'Altissimo operando una sorta di miracolo, è non bypassabile se si vuole raggiungere l'unione con Dio, perché se non c'è questo azzeramento, la nostra natura è proprio recalcitrante, refrattaria, è insuscettibile a trovare unione con Dio, non la possiamo trovare. Questo fa anche comprendere indirettamente, oggi è il primo sabato del mese, l'importanza capitale che ha la consacrazione, non solo la consacrazione al cuore immacolato di Maria, ma la consacrazione forte, quindi quella che attraverso la teologia e la spiritualità del Montfort produce questo felice scambio tra il nostro nulla, la nostra miseria e la perfezione della Madonna. Se la Madonna si degna attraverso questo gesto di comunicarci molto, speriamo, o quantomeno qualcosa di sé, della sua perfezione, quindi di operare nella nostra anima
e soavemente e dolcemente tanti processi di purificazione, ecco, San Luigi lo spiega, no? E è possibile risparmiarsi qualcuna di queste notti, perché queste notti sono molto dolorose. Certamente le croci e le prove non dobbiamo mai pensare che ci saranno tolte e risparmiati, no? Però in Maria tutto questo processo avviene in maniera molto più serena, soave, delicata. Lei davvero prende, cioè, se c'è una intenzione, potremmo dire forse un sogno, se mi si passa questa espressione della Madonna, è che per lei è vedere il più possibile riprodotta la sua stessa vita nei suoi figli, perché lei lo sa quanto era felice in questo mondo, quanto è bello vivere in questo modo, e sa che non c'è niente che equivalga a questo. Cioè, se anche uno raggiungesse una grandissima santità, il che insomma è un'operazione molto laboriosa nello stato di natura decaduta, certo, raggiungerebbe la vita di un santo è una vita bella, ma se tutti i santi messi insieme sono dinanzi alla santità di Maria come qualche goccia in confronto dell'oceano, e se la santità di Maria, come qui è chiarissimo, così straordinaria, era tutta dipendente non soltanto dalle sue condizioni, diciamo così, personali, dai suoi privilegi, ma dal dono della divina volontà che ha sempre custodito senza mai perderlo, a differenza di Adamo, è chiaro che la Madonna non può desiderare nient'altro per i suoi figli che giungano a questo. Poi, come riusciremo a vivere il dono della divina volontà nello stato in cui ci troviamo? C'era una canzone di Battisti che diceva: lo scopriremo solo vivendo. Ecco, certamente credo che sia esperienza comune, ecco, di chi muove i primi passi in questo regno, che avverte delle cose, e non perché far fissato, insomma, far fanatico, fa quelli che stanno sempre vedendo cose strane o segni in giro, no? Proprio a livello interiore, a livello di spie più profonde, no? Quindi la pace del cuore, la minore veemenza delle passioni, la maggiore facilità a controllarle, una crescita nell'amore di Dio, una tendenziale crescita nell'amore verso i fratelli, cioè una serie di cose che magari uno ci ha tribolato, ha fatto il possibile, quindi si è sforzato, insomma. Io confesso, insomma, da qualche anno che miseramente, poveramente, cioè io in coscienza cerco di volere bene a Gesù e Maria, ma sono innumerevoli le volte in cui ho dovuto, come dire, constatare innumerevoli miserie, difetti, e delle volte, insomma, mi ricordavo, dico: signore mio, ma io non so che devo fare, cioè, sono fatto così, cioè ce la metto tutta, se fanno un passo avanti e 10 indietro, che facciamo? Cioè è quella tragedia che esprime San Paolo nella lettera ai Romani, no? Non faccio il bene che voglio, e faccio il male che non voglio, no? Allora, qui sembra davvero, insomma, che attraverso questo dono, attraverso quindi uno spostamento, diciamo così, del centro dell'impegno ascetico, ecco, non a prendere di petto i difetti, ma a cercare di andare ad unirsi alla fonte che li distrugge, questi difetti, che è la divina volontà, che ovviamente esige un uguale se non superiore lavoro ascetico e di impegno spirituale, d'accordo? Solo che si canalizzano meglio, molto meglio le forze, perché almeno qualche minimo risultato sembra che si veda, ecco, sembra che si veda. Quando accendiamo un sole, il sole illumina, quindi produce della luce. A chi la produce la luce? La produce innanzitutto in noi stessi, d'accordo? Quindi gli effetti di questa ricerca della divina volontà, di questa fusione, di questo sforzo costante di compiere gli atti, certo, come possiamo, inevitabilmente deve produrre dei frutti. E se una persona, insomma, che si impegna seriamente, che davvero, insomma, prende questa cosa come la perla preziosa per cui vale la pena vendere tutto e entrarci, non dovesse vedere nessun progresso,
penso che ci sarebbe un pochino da preoccuparsi perché e da farsi qualche domanda. Certo, poi negli intimi delle coscienze ci sta soltanto la coscienza stessa. Io ho imparato, insomma, anche da sacerdote, certamente un sacerdote ha esperienza che poi cresce col passare del tempo, comprende molto bene anche dall'esterno alcuni meccanismi, alcune cose che avvengono dentro le anime, anche se un conto è comprenderli, un conto è farli comprendere, che è molto molto difficile. Ecco, però dobbiamo sempre ricordare che dentro noi stessi ci siamo soltanto noi stessi, e quando le cose non dovessero funzionare non c'è nessuna persona più di noi stessi, se siamo capaci almeno di fare un viaggio sincero dentro noi stessi, a dire va bene, ma non funzionano perché sto facendo tutto fumo e poco arrosto. Ecco. Ed eventualmente, se uno è capace di farsi aiutare, aprendo la coscienza, da persona, insomma, prudente, saggia, dotta e santa, che possa dargli una mano, farsi aiutare. È impossibile, a mio avviso, che una vita nel divino volere non produca frutti eccellenti, sotto tutti i punti di vista. Una delle cose, a mio avviso, più importanti, più belle anche, è una rinnovata, più grande, più profonda, più cosciente, più interiorizzata gioia di appartenere alla Santa Chiesa Cattolica. Perché una meditazione come quella di oggi, cioè, forse questo richiede anche un pochettino, cioè che ti porta proprio al cuore della più profonda e più aurea, insomma, dottrina di grandissimi dottori della Chiesa, e ti dà proprio la percezione, dice, ma siamo proprio al cuore, d'accordo, cioè la vita nella divina volontà ti porta proprio nel cuore profondo della Chiesa e della sua vita, e ti fa anche vedere con occhi nuovi tante cose belle, quelle cose belle che accadono nella Chiesa, che sono tante, e anche le meno belle, anche le meno belle, da questi soli che si accendono nel divin volere ricevono delle luci, per cui non è che non siano, che diventino belli essendo non belli, ma se ne comprende meglio il senso e la collocazione e le giuste ragioni, a volte di permissione, che le cose non meno belle trovano da parte della divina volontà. Io ho visto fino ad oggi soltanto prodursi quel poco che si è prodotto in me e fuori di me frutti belli ed eccellenti. Bellissima la contemplazione che abbiamo fatto oggi in te, o madre, o regina, o fondatrice, o base, o specchio della divina volontà, e il nostro straordinario aiuto per entrare in questo mondo. Che questo tuo desiderio, sicuramente profondissimo, che più creature possibile possano gustare una piccola parte della tua gioia, della tua felicità, della tua vita veramente solare, divina, bellissima, che hai vissuto anche in questo mondo, per questo tuo stato ininterrotto di unione con la divina volontà, possa realizzarsi, che tu possa trovare dei figli che, partendo dalla consacrazione al tuo cuore immacolato, ecco, possano percorrere questo stupendo cammino e viverti, perché così è, il cuore della devozione a te è viverti, ma ti si vive vivendo come tu sei vissuta, e vivere come tu sei vissuta significa vivere
perfettamente nel regno della Divina Volontà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.